Seconda vittoria stagionale per il Pineto che all'Adriatico piega un ostico Pontedera e sale all'ottavo posto in classifica con 8 punti. Il modo migliore di avvicinarsi allo storico derby contro il Pescara in programma mercoledì prossimo allo Stadio Adriatico. Il 4-1 finale nasce nel primo tempo con le firme di Marafini al secondo minuto di testa, primo centro in campionato per l'ex Primavera del Pescara, e Volpicelli, gran sinistro, con la complicità del portiere toscano al decimo e il secondo centro in campionato per il trequartista. I toscani rientrano nel match con una mezz'ora devastante prima dell'intervallo. Il colpo di testa di Gnacchiti accorcia le distanze. Nella ripresa la squadra di Amaulo chiude gli spazi e imbavaglia il miglior giocatore ospite, il 21enne Ianesi, in prestito dall'Udinese, spegnendo così la spinta della squadra toscana. Tanta sofferenza ma anche concentrazione, tenuta fisica e fame di punti che si traduce nel finale devastante dei neoentrati Chakir e Njambè. Il secondo manda in tilt la difesa toscana sulla destra e conquista il corner da cui nasce il terzo gol del Pineto, firmato da Chakir, rapace d'area al 43esimo, per il 3-1. Bomber vero poi in pieno recupero per il poker definitivo che chiude la partita. Finale ad alta tensione tra le due squadre, ne fa le spese Iaccarino che viene espulso dalla panchina. Salterà il recupero del derby di campionato contro il Pescara mercoledì prossimo.